Bene, bentrovati a tutti i web spettatori di TV Radicale. Oggi è sabato 15 ottobre 2011 e stiamo registrando insieme a Dimitri Buffa, di cui favoriamo immediatamente l'ingresso anche in video. Ciao Dimitri, come stai? Ecco, buonasera, bene, mi dispiace, ma domenica sera ci stanno questioni di derby e quindi sarebbe stato un po' difficile andare in diretta. Sappiamo quanto per un laziale sia importante partecipare Esatto. al derby, quindi sei Sì, anche giustificato. perché ultimamente li perdiamo tutti, quindi Ah, insomma. ma insomma, speriamo che questa volta insomma siate più fortunati. Adesso non vorrei inimicarmi il popolo di TV Radicale di fede giallorossa, però insomma, minchia il Beh, comunque migliore. sappiate che Pannella è della Lazio, eh? Vabbè, quindi siamo per questo, Dimitri, registrando in anteprima questa puntata. E sono tanti gli argomenti di cui discutere, io direi di Sì, partire poi se volete subito. faccio un rapido sommario, diciamo, Sì, no? facciamo un sommario allora. Partiamo dalla Tunisia, no? Mi dicevi. Allora, alla Tunisia ci sta questo problema dell'assalto alla Nesma TV che c'è stato il venerdì della scorsa settimana dopo la trasmissione del film a fumetti tratto dal famoso romanzo a fumetti di Marjane Satrapi che si chiama Persepolis, che poi è la storia, anzi le disavventure che ha avuto lei nel primo regime comeinista, la morte del nonno che era comunista, fucilato dopo in carcere, tutte queste cose qua, che ha portato a queste cose di rabbia, l'assalto e per poco non gli danno diritto di fuoco. Nesma TV è quella di Tarek Ben Ammar, l'amico di Berlusconi. Poi in Tunisia, sempre in questo clima che è ben riassunto in un articolo che è uscito giovedì 13 ottobre, pagina 21 del Corriere della Sera, sezione esteri, barbe, veli e fumetti vietati, la nuova Tunisia spaventa le donne. E si Insomma, parla... non è una situazione di lei, tra l'altro siamo a pochi giorni delle elezioni, no? Il 23 si Esatto, voterà, quindi. il 23 ottobre si voterà tra lo squadrismo estremistico dei salafiti, la cultura patriarcale dei cosiddetti islamici moderati, che poi sarebbero quelli di Ennahda, Rashid Ghannouchi, e secondo me moderati. Mi sembra che tra loro e i salafiti ci sia quello stesso gioco delle parti che c'è stava tra il movimento dell'autonomia operaia e Prima Linea. Comunque, questa è la cosa. Poi in Egitto abbiamo all'ordine del giorno la strage dei copti e la trattativa che si sta portando in porto tra Hamas e Israele, che la liberazione di Shalit avverrà proprio sul suolo egiziano, forse proprio al Cairo, la prossima settimana, martedì o mercoledì. C'è un bell'articolo su Al-Masri Al-Yaum, cioè l'Egitto oggi, che racconta come adesso l'esercito sia diventato un po' il garante degli estremisti islamici e sia rimasto a guardare durante la strage dei copti che ci fu la scorsa settimana. Poi... Certo, continuiamo col sommario allora e poi Sì, scandagliamo ognuno di esatto, questi argomenti uno per dove volta. stare. E in Yemen ci sono stati proprio oggi altri 10 morti negli scontri di piazza e poi comincia a diventare importante il problema della penetrazione qaedista. Dopo la uccisione del primo cittadino americano terrorista islamico, questo Al-Awlaki, un paio di settimane fa, pare che adesso abbiano ammazzato coi droni gli americani pure il figlio. Poi in Iran c'è il problema della repressione culturale contro i registi, gli uomini, i letterati, gli uomini di cultura in genere. In appello confermata questa terribile condanna di 9 anni per questo regista Panahi. E a proposito dei registi iraniani, c'è l'uscita in Italia da andarla veramente a vedere. Io l'ho visto questo film che si chiama Una separazione, che racconta la storia di una coppia che si separa perché tutti e due hanno ottenuto il visto per uscire fuori, andare via da questo inferno, però all'ultimo momento il marito non se la sente perché il padre malato di Alzheimer non lo vuole lasciare in Iran. Quindi è una storia straziante, molto interessante. Poi in Siria ho letto adesso nelle agenzie che ci sono stati altri arresti di 22 persone per i moti di piazza. In Libia i giornali di oggi riportano della nuova sortita di Gheddafi dall'assedio che ci sta lì Sirta. nel Golfo della Sirte. E poi abbiamo avuto questo blitz contro, il primo blitz In Somalia contro dici, no? i pirati somali,
Blitz, che è stata l'ultima cosa buona che ha fatto il ministro degli esteri, ha coordinato il ministro degli esteri Ian Fox prima di essere costretto a dimettersi per questo scandalo del suo amante gay, che pare che sia stato da lui favorito. Questo è un po' il sommario. Beh, io direi di partire, come già hai fatto te, dalle elezioni in Tunisia. Quante sono le liste e i partiti che si presenteranno a queste elezioni? Qual è il sistema elettorale? Il sistema elettorale, come capita nei paesi in cui si esce fuori da una dittatura, purtroppo non può che essere proporzionale, ma in questo caso potremmo aggiungere il suffisso ista, cioè proporzionalista, perché ci sono addirittura 100 o 97 mamma mia partiti. E che succede? Che tra tanti litiganti gode l'unico partito organizzato in maniera islamica e islamista, che è questo Ennahda, che tutti danno per vincente. E allora, una domanda che si faceva il giornalista Massimo Nava del Corriere della Sera in questo articolo che citavo prima nel sommario è: adesso la polizia e l'esercito difende le donne contro le aggressioni di questi barbuti, ha difeso la televisione di Tarek Ben Ammar dal tentativo di appiccare il fuoco, ma un domani che vanno al governo gli islamisti, come si comporteranno le forze dell'ordine? Perché è un po' quello che succedeva con il fascismo, certo, quello che ha preceduto l'avvento del fascismo, cioè lo squadrismo non veniva represso. E quindi, e poi è andata come a finire come è andata a finire. Quindi è un proporzionale puro, sostanzialmente ci saranno un centinaio di liste di partiti. È una frammentazione enorme, estrema, in cui come nei consigli di amministrazione delle grandi banche magari si può vincere col 5%, col 10%, certo. Si comanda così. Ma la possibilità, poi questa assemblea che verrà eletta, sarà la stessa che poi provvederà a stilare una carta costituzionale? Esatto, e poi dovrebbe indire le elezioni presidenziali per stabilire il successore di Ben Ali e anche di questo capo provvisorio del governo, questo ex uomo di Bourguiba, Baji Kaid Sebsi, quello di cui io conosco il figlio, che però peraltro non sta più in Italia in questo momento perché evidentemente è in tutte altre faccende affaccendato. E tutti questi gli uomini del governo provvisorio dicono peste e corna di questo partito islamico, però nessuno di loro ha intenzione di candidarsi né alle elezioni diciamo per la costituente e né tantomeno a quelle presidenziali. E quindi in pratica, se i burghibiani, cioè gli uomini dell'apparato che ancora conoscono la Tunisia laica, la Tunisia che ha avuto la legge sull'aborto 25 anni prima che venisse in Italia, 23 anni prima, nel 57, in Italia è diventata legge nell'80 in seguito poi al referendum, insomma grossi problemi. Perché se a queste persone gli si lascia il campo libero, la Tunisia se la mangia in un sol boccone. Già questi assalti, se vi ricordate il 26 giugno scorso c'era stato l'assalto al cinema Afrikaart a Tunisi, dove era stato dato questo film di questa regista atea che professa il non credere in Allah, e si chiamava Né Allah né padroni. E ne avevamo parlato, ne avevi già parlato in una puntata fatta a giugno. Beh sì, probabilmente quella di Né giugno, sì. Certo. E quindi questa è la situazione. Magari stanno peggio, perché appunto, se vogliamo passare a trattare questa cosa, c'è questo bell'articolo riportato oggi da Internazionale che io non avevo visto, anche perché al Masri al-Yaum bisogna andarselo a capare via internet, e in Italia non esce, in Italia si becca al massimo Al-Hayat, al Sharq al-Awsat, al Quds, 3-4 giornali arabi, un po' difficile trovarne altri, e dice che praticamente accusa l'esercito egiziano di cavalcare l'odio religioso e ricostruisce come è andato il massacro dei copti, che comunque venivano massacrati anche sotto Mubarak, e anche lì la polizia, come dicono gli inglesi, turn blind eye, cioè chiudeva un occhio
a questo tipo di violenze, però quantomeno presidiava almeno le chiese nei momenti delle funzioni. Dire dalla padella nella brace, i copti. E sono caduti proprio dalla padella nel vulcano più che nella brace, perché non si sa per quali motivi, probabilmente anche perché per paura che alle elezioni che ci saranno in Egitto, ma ancora non si sa quando, lì i fratelli musulmani potrebbero essere anche più pericolosi di Ennahda, e poi lì ci sta di mezzo Israele, perché non è pensabile da parte dell'Egitto una denuncia dell'accordo di pace fatto con Sadat nel 77, perché una cosa del genere potrebbe portare come conseguenza a uno stato di ripresa delle ostilità belligeranti, insomma. Cioè, Israele ha già visto 7 volte attaccato questo famoso oleodotto che porta, anzi gasdotto che porta il gas, ma oltre a tutto questo c'è il problema con Hamas che adesso se lo disputano i fratelli musulmani finanziati e sponsorizzati da Erdogan, e la componente iraniana che aveva messo più di un piede a Gaza. Quindi poi questi stanno facendo una specie di guerra civile tra sciiti e sunniti nel corpore vili da una parte dei palestinesi a Gaza e forse presto anche in Egitto. Ho capito. Perché poi questa gara a chi odia di più Israele tra sunniti e sciiti viene fatta per portare alla supremazia dell'uno o dell'altro in tutto lo scacchiere, in tutta la regione. Sta diventando fra l'altro un pretesto stucchevole, perché è chiaro che nessuno ci crede per davvero alla scomparsa dello Stato israeliano come tale. Cioè, un nuovo 48, ma anche una nuova guerra dei 6 giorni mi pare altamente improbabile, però in mancanza di meglio, per le bocche buone si dà in pasto questo odio alla gente, e questo purtroppo è il segno dell'inverno che sta seguendo la primavera araba, anzi si è passati direttamente dalla primavera all'inverno senza nemmeno passare per la, non più le mezze stagioni, come si può dire. No? Come si può dire. No, e invece passando alla Libia, no? Parlavi della Libia, di questo come dire, successo che ha avuto Gheddafi nel Golfo della Sirte. Cosa è successo? Raccontaci un po'. Praticamente è successo quello che si temeva, cioè Gheddafi ancora c'ha il, come si può dire, il polso della cosa lì, e quindi, come si può dire, loro ci sono stati diciamo delle disfatte delle forze armate del Consiglio Nazionale di Transizione durante l'avanzata a Bani Walid nella Sirte. Quindi sempre più difficile, diciamo, il completamento dell'operazione libica, nonostante lo straordinario spiegamento di forze della NATO, le forze aeree da parte della NATO. Quindi la resistenza... Sembra che si stia avverando un po' quella maledizione dell'Iraq, cioè tutto quello che è successo che ha preceduto la cattura di Saddam Hussein, no? Solo che Gheddafi sembra ben più protetto di Saddam Hussein, dalla sua tribù e dalla sua gente, e mi pare altamente improbabile che venga venduto da qualcuno. Pure queste notizie che continuamente si rincorrono, smentite, delle catture dei suoi vari figli, mi sembra solamente una strategia così di disinformazione buttata lì, ma non mi pare che si quagli nulla di importante. Quindi anche quello è una grande spina nel fianco poi di tutta la politica estera di Obama, perché insomma, se cade Gheddafi e se la Libia torna a una forma, diciamo, non dico di democrazia liberale, che mi parrebbe troppo, ma quantomeno alla normalità, diciamo, a una normalità da democrazia reale, per citare Pannella, per lui già sarebbe vendibile come vittoria. Ma se puta caso
l'affare si allunga, la cosa va avanti così fino alla zona delle sue elezioni presidenziali, non so proprio come lui si possa vendere questa cosa come un proprio successo. Quindi in Libia la situazione comunque continua sostanzialmente ad essere incerta, quindi non si può parlare di una caduta di Gheddafi da qui a poco tempo. In Siria invece continuano le manifestazioni, continuano gli arresti e continuano le persecuzioni nei confronti della popolazione civile. Cos'è accaduto in questa settimana? Esatto, tutto questo senza che nessuno trovi nulla. Sono stati addirittura incarcerate 31 persone a Idlib. Questi sono attivisti pro-democrazia. Lo ha riferito in una nota l'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Le operazioni degli agenti sarebbero concentrate nella zona di Kfar Nubol, dove poi, dice, un ufficiale dell'intelligence avrebbe disertato. Queste sono notizie che ho visto proprio prima di andare in onda. Peraltro noi mi sembra che avevamo parlato in una delle scorse puntate di quel documento segreto dell'intelligence siriana, che praticamente era una specie di strategia della tensione di quella che noi abbiamo visto all'epoca di Giorgiana Masi con i gladiatori, che sparavano sugli agenti per creare una reazione degli agenti sulla folla. Certo. Quindi si ripetono le stesse tecniche della strategia della tensione che l'Italia ha pure conosciuto. Sì, l'abbiamo viste anche della CIA in El Salvador, insomma, purtroppo magari anche dei russi in Cecenia, Certo. Ecco, spostiamoci nello Yemen invece. Nello Yemen cosa è accaduto? Nello Yemen ci sono stati una decina di morti ammazzati, tanto per gradire, diciamo, no? E tanto perché lì purtroppo la vita umana ha il valore che ha. Le fonti che hanno parlato con France Press hanno parlato di 10 morti negli scontri scoppiati proprio stamattina a Sana'a tra la guardia repubblicana di Ali Abdullah Saleh, che diceva che se ne andava e invece è tornato ed è più stronzo di prima, se possiamo dire. E l'emittente all'Arabia parla di forze di sicurezza che hanno agito il fuoco utilizzando pallottole vere e non proiettili di gomma, e quindi si spiegherebbero i 10 morti. Il ministero yemenita smentisce che ci siano 10 morti e continuano ad accusare il partito d'opposizione Islah, che vuol dire poi riforma, e i sostenitori del leader tribale Sheikh Sadiq al-Amar di avere bombardato alcune zone residenziali di Sana'a. Intanto Al-Qaeda ha fatto esplodere un oleodotto a tutta risposta dell'uccisione del proprio capo in Yemen. Il capo della comunicazione, praticamente l'ufficio stampa di Al-Qaeda in Yemen. I droni, d'altra parte, avrebbero ucciso diciamo il figlio di questo Anwar al-Awlaki, e quindi praticamente sarebbero 7 i membri di Al-Qaeda uccisi in questi raid aerei dei droni. Invece è venuto nell'area di Belaf, a circa 130 km da Attak, capoluogo della provincia di Shabwa. Ecco, e Dimitri, questo... ti volevo chiedere, abbiamo fatto un piccolo quadro, no, della situazione del Maghreb, del Medio Oriente, quindi abbiamo visto in Tunisia le elezioni, ormai a meno di una settimana dalle elezioni, e comunque continuano gli episodi di violenza, gli attacchi all'emittente televisiva. Abbiamo visto in Egitto cosa sta succedendo, in Siria, nello Yemen. E su tutto questo domina che cosa? C'è stata negli ultimi giorni da parte della presidenza degli Stati Uniti di Barack Obama la segnalazione, cioè del famoso attentato che doveva esserci se ricordo bene, al confine tra Messico e Stati Uniti, giusto? Questa cosa qua pure sembra una cosa, diciamo, un po' tirata per i capelli, nel senso che sicuramente ci deve essere dietro stata... da qua doveva esserci lì, ci sembra che ci sia l'Iran, no? Esatto, l'Iran però di solito, quando ha fatto degli attentati all'estero, e ne ha fatti molto pesanti a Buenos Aires contro la comunità ebraica nell'84, pare 100 passaporti, poi ci sono stati gli attentati fatti per la procura degli Hezbollah anche in Tanzania, poi in Libano, quindi
diciamo che quando vogliono fare utilizzano altro tipo di professionisti e di solito i propri professionisti. Questa di andarsi a reclutare un narcotrafficante in Messico, ora che noi sappiamo che 90 narcotrafficanti su 100 in Messico in questo momento sono poliziotti, ufficiali dei servizi segreti, spioni e doppio o triplo giochisti, mi parrebbe una grande ingenuità. Non poteva che finire con una soffiata questa cosa. Quindi delle due l'unica. O non è molto vera, ma deve servire per giustificare le sanzioni che Obama minaccia. Addirittura avevano parlato nelle prime ore dopo questa rivelazione di una possibile ritorsione armata. Evidentemente questa politica del cavolo della mano tesa non ha funzionato e adesso, come nella canzone di Celentano, la mano si sta stringendo in un pugno e qualcuno gli avrebbe tirato addosso la madineggiata ai cani e a Camenei pure. Ma le sanzioni che sono state minacciate, secondo te alla fine verranno effettivamente poste in essere? Credo di sì, perché si parla di un rapporto molto duro dell'AIEA a proposito del riarmo, dell'armamento atomico iraniano, che sta sempre più a buon punto. Lì ci sta pure il problema con Israele, che viene comunque sempre evocato come il grande Satana, il grande nemico. Poi l'Iran, si stanno muovendo tutte queste elite intellettuali, che è chiaro che stanno cercando di fare a parti invertite quello che successe nel 78-79, quando poi ci fu la deposizione dello Scià e la sua partenza per l'esilio. Questo regime marcio di questi preti sciiti, peraltro tutti corrotti, ben descritti proprio in questo film Una separazione, no? Che è questa storia che accennavo all'inizio, cioè la storia di una coppia che entra in un dramma perché ben decisi ad andarsene dall'Iran per dare anche un possibile futuro ai propri figli, perché in Iran non c'è, e improvvisamente trovano dal giudice del divorzio, che peraltro nel film viene descritto quasi come una persona saggia e giusta, pare che questo poi sia stato un accorgimento di questo regista che si chiama Asghar Farhadi per aggirare il visto di censura, e comunque tutto avviene lì, come oggi se, chi ha esperienza di divorzio e separazioni sa che ci sono un sacco di false accuse di molestie o di pedofilia, soprattutto da parte dei genitori madre al padre per cercare di sottrarre il figlio praticamente. Lì si accusano invece di reati di tipo religioso, per cui c'è questa storia qua di questa famiglia che aveva una signora a servizio, è un po' una specie come di scene di lotta di classe a Teheran, no? C'è una famiglia di ceto medio più ricca che ha a servizio una famiglia di un ceto medio ma molto più povero, che a un certo punto decide di mandare via questa donna perché è diventata un po' invadente, e questa fa di tutto per essere spintonata via di casa da questo marito, il quale poi si ritrova con un'accusa di averle provocato un aborto con questa spinta. Allora tutto si gioca sul fatto se lui sapeva o no che questa donna era incinta, e la moglie non se la sente di mollare il marito in questo momento per il bene del figlio, e poi questo c'aveva il padre con l'Alzheimer, e allora viene fuori che la donna di servizio aveva legato il vecchio con l'Alzheimer per andarsela a spassare, a prendere e a fare la spesa. Insomma, si vede una vita molto squallida, che è scandita però da questo terrorismo religioso che entra nelle aule di tribunale. Per me è un piccolo capolavoro questo, una separazione. Ecco Dimitri, siamo a 5 minuti dalla conclusione di questa puntata, che ricordiamo per chi la stesse guardando ora
in diretta su TV Radicale è registrata e noi delle Potremmo volte. parlare del blitz dei pirati somali. Ecco, cioè, allora, prima giù, l'unica cosa che è rimasta, però poi ti voglio fare una domanda su quello che è accaduto in questi giorni in Italia. Però prima parliamo del blitz dei pirati somali. Beh, insomma, stavamo per fare, non c'è due senza tre, abbiamo già due navi ostaggio da febbraio praticamente, la Savina Caylee nella Rosalia Perché d'Amico. questa volta si è risolto tutto in maniera così veloce? Nonostante il nome che non faceva prevedere nulla di buono, perché chiamarsi Montecristo e farsi una lunga prigionia sembrerebbe tutt'uno praticamente, no? Come il conte famoso Certo. del romanzo di Dumas. Conte di Montecristo che peraltro offriva ai suoi prigionieri l'hashish da mangiare. Comunque, vabbè, insomma, queste cose le trovate nel libro di Dumas. E invece un blitz della marina inglese, di quella americana, ancora una volta gli anglo-americani che ci hanno salvato le terga, ha portato all'arresto di questi pirati somali che presto conosceranno le sovraffollate carceri italiane. Proprio oggi il GIP ha validato il fermo. Addirittura credo che sia il GIP di Roma, Valle Savi. E la situazione lampo di questi ostaggi, che erano 23, tra cui 7 italiani, tra cui 4 operatori della sicurezza che stavano lì per insegnare come ci si comporta in queste occasioni, però tutti disarmati, non so che cosa cazzo gli abbiano insegnato, ma mi sa che non ha funzionato molto. Fra l'altro ne conosco uno di questi perché era un ex agente del SISDE, un caro amico, Carlo Di Folco, che credo che abbia vinto la sua lotteria di Capodanno, perché altrimenti, se non, il blitz non ci fosse stato, si sarebbe dovuto preparare per una lunga prigionia tipo appunto Conte de Montecristo. Non so se avete visto le foto sul sito di Repubblica di quelli dell'equipaggio della Savina Caylee con le catene ai piedi, tra questi allegri somali col Kalashnikov, sembrano scene da Robinson Crusoe. E completamente negletti e dimenticati dalla farnesina della sua unità di crisi, perché non sono stati liberati dalla russa, ma da Liam Fox, il ministro inglese, che poi è stata l'ultima cosa buona che ha fatto prima delle dimissioni a cui è stato costretto per quello scandalo sessuale Che di dicevamo cui prima. Ecco, accennava prima. Esatto. Dimitri, abbiamo, sì, c'è da dire poi il fatto di la russa che ha detto d'ora innanzi su ogni nave mercantile italiana ci saranno degli uomini dedicati alla sicurezza. Cosa ne pensi? Una boutade di la russa oppure pensi che veramente accadrà questo? Ecco, non poteva mancare un problema al collegamento internet con Dimitri. Ecco, adesso Ah, è tornato. è tornato, ok. Ti chiedevo Dimitri, la Vabbè, la fermata. russa può dire quello che gli pare, ma lì Appunto. o gli metti una scorta armata di 20 persone, allora va bene, ma se gli Appunto. metti quattro operatori della sicurezza che C'è il stanno rischio lì. che gli ostaggi diventino ancora più importanti. No, c'è il rischio di aumentare il numero degli ostaggi, Sì, appunto, appunto, e appunto. mettere pure Dimitri, qualcuno più affettivo. una cosa in 2 minuti. Sì. Cosa ne pensi del tiro al bersaglio fatto nei confronti dei radicali in questa vicenda della fiducia al governo Berlusconi, la questione del numero legale, siete entrati o non siete entrati in aula e soprattutto il tiro al bersaglio che se ne sta facendo su internet. Guarda, tutto il male peggiore, perché se questo è il dopo Berlusconi, ti dirò tenemose Berlusconi. E questo gioco poi del Gesù Cristo all'incontrario, per cui sacrifichiamo il boia Berlusconi per salvare tutta la partitocrazia, delle Rosi Bindi, Certo. delle Franceschini, dei D'Alema, delle Giovanne Melandri. Questa cosa non mi è piaciuta per niente. La loro malafede, la loro disonestà intellettuale è la cifra di quello che ci aspetta dopo. Un regime di terrorismo fiscale, in parte già inaugurato da Tremonti, che loro sicuramente completeranno e perfezioneranno. E poi tutto ciò, cioè il radicale, sanno benissimo che i radicali non vanno a fare l'Aventino, e loro conoscono poco la storia, perché come l'Aventino ha rafforzato Mussolini nel momento che stava per cadere dopo il delitto Matteotti, questo ridicolo farsa di Aventino ha rafforzato Berlusconi, si parva Liget con tutte le cose del caso. Poi la cosa del numero legale era già chiaro dopo la prima conta che il numero legale c'era, quindi hanno cominciato a dire una serie di imbecillaggini. Poi vabbè, la Bindi, d'accordo, ha fatto vedere
quello che ha, no? Quando la gente fa le corna dice faccio vedere quello che c'ho. E lei ha fatto vedere queste cose, questo suo colorito, non molto cattolico osservante linguaggio, ma detto questo, la Melandri che se la prende con la vedova di Luca Coscioni pure è una cosa che non si può vedere. Certo. I radicali rappresentano il grillo parlante in genere di tutto il sistema partitocratico, nella specie dei loro pseudo alleati di sinistra, cioè chi dice ah, sta bene così, però sai, poi se stessero a destra ci sarebbero state scene analoghe lo stesso. La verità è che i radicali sono gli unici che hanno titolo in Italia per fare gli indignados, nostri certo. figli di papà che stavano nelle tende finché ci sono stati i giorni di caldo, si sono divertiti. Cosa avrebbe detto Pasolini in questi giorni? Cosa avrebbe detto appunto, Pasolini? Che avrebbe detto che sono stati finché c'erano le giornate calde a fare le movite lì davanti alla Galleria Nazionale sfidando niente. È arrivato un po' di freddo, mentre i poveri babboni hanno dovuto continuare a stare a ghiaccio, loro ieri sera non c'era più una tenda, erano andati tutti da Mamma Sida a comer los spaghettos. Sono indignados de mi cocones questi. E siccome vengono notizie che stanno a bruciare le macchine via Cavour e a fare stronzate di questo tipo, voglio concludere questo, vorrei concludere questa cosa sugli indignados mandandosela a prendere nel cosiddetto loro e chi li cavalca politicamente, perché sono dei grandi imbecilli. Bene, allora questa conclusione migliore non poteva avere questa trasmissione, visto che pare che addirittura abbiano chiesto dov'è fosse la sede del Partito Radicale a Roma per andare a fare una visita. Se c'è un posto che è aperto a tutti, mi ricordo, insomma, girava nei primi congressi che si tenevano lì, c'era l'uomo nudo che girava, no? Certo. Se c'è un posto che non ha mai avuto né sorveglianza né cosa, veramente è ridicolo. E devo dire che anche il quotidiano Il Fatto, cavalcando questa cosa in questa maniera così sgangherata, sta, mi dà l'idea che forse abbia qualche problemino di vendite, perché c'è una ragione al mondo. E come Mauro avrei dovuto cominciare a collaborare con il male, ma a Vauro ho messo il veto perché io in alcuni articoli ho fatto rilevare l'anti-israelianismo delle sue vignette quando no l'antisemitismo, quindi Vauro ha posto il veto, quindi questo non la sapevo, è tutta la mia solidarietà Dimitri. Bene Dimitri, il tempo è scaduto, lasciamo Vauro a fare le sue vaurate, noi andiamo avanti al nostro piccolo a dire queste grandi cose, che riusciamo a mettere il riflettore su tanti episodi, su tanti eventi e magari meglio di tanti altri. Ringraziamo veramente tanto Dimitri Buffa per la sua consueta rubrica settimanale su TV Radicale, lo salutiamo, ricordiamo che questa puntata di Rivolte Arabe d'Intorno è data in onda registrata e l'appuntamento è per domenica prossima, il 23 ottobre, e questa volta l'appuntamento sarà in diretta. Ecco, non diciamo né Forza Lazio né Forza Roma, però questo è il motivo per cui abbiamo anticipato la registrazione. Ciao Dimitri, a domenica prossima. Ciao a tutti. Bene, torniamo nello studio e lasciamo la linea nuovamente alla diretta di TV Radicale.